mani di Rodriguez. Come detto, una settimana molto complicata per Trento, mentre Roll trova la tripla dell'8-2, l'ultimo istante indimenticabile. Palleggio, arresto, tiro ed errore di Brown, gran rimbalzo ancora di Jacore Williams per Trento. Ora Furrai in cabina di regia, eccola la classica lacrima di Furrai, oggi 8 punti con 3 rimbalzi e 2 recuperi. Anche per questo Trento è sotto di un solo possesso. A proposito di grandi statistiche in Serie A, è arrivato il momento di Zach Lidey. Dall'altra parte Moretti sul parquet, lui a eseguire la rimessa per Heinz, che accelera contro la Durner e gli dà il benvenuto in campo. L'assenza di Sanders è un colpo durissimo, classica soluzione Lidey che trova il bersaglio. Williams, ora Furrai, inseguito da Shields, scarico per Martin, chiusa la linea di fondo, rischia il fallo in attacco, non arriva il fischio, arriva invece la schiacciata da parte del solito Jacore Williams. Brown nelle mani di Morgan, per ora non si è visto. Brown ci riprova da lontano, sorpasso Dolomiti Energia. Brown porta lontano Brooks, prova a attaccarlo, poi lo scarico per la tripla, la seconda della partita di Morgan. Ultimi secondi per Milano, Roll braccato, si alza e sbaglia, rimbalzo per Williams da Tome, poi consegna nelle mani di Shields, prova ad attaccare Luke May che non è stato particolarmente positivo fino a questo momento, non riesce neanche a contenere da Tome a Brown sul cambio contro Tarceschi. May ha spazio sul perimetro, Milano un po' scommesso stavolta, rimangono due i punti di vantaggio per Trento con 7 minuti e mezzo da giocare nel terzo quarto. Bel gioco a tre, fantastica la giocata per Williams. C'è un solo possesso da recuperare per l'Olimpia, gran palla di Shields per Heinz, paga dazio Milano. Luke May riceve il pallone sulla rimessa, tripla in faccia all'Idei. Attenzione perché Shields attacca Martin, gli tocca il pallone, lo recupera Brown, si lancia in contropiede, l'assist per Martin, fantastica Trento. Non la migliore idea della serata, pur positiva per lui. Cinciarini mangia il pallone e sul contropiede Roll infila la tripla che costringe al timeout Brienza. In apertura di quarto periodo 9-0 il parziale, 3 triple, 2 di Roll, l'altra del Ciaccio Rodriguez, un altro pallone recuperato, ora solo contro il ferro Zach Lidey. Luke May sul ribaltamento, si alza da 3 e segna. Canestro che arriva sul meno 14. Intanto, inevitabile abbraccio tra Ettore Messina e Lele Molin.